Ciao a tutte ragazze e bentornati in un nuovo video. Oggi video dei prodotti preferiti del mese di aprile in fatto di skincare, make-up, abbigliamento, canzone e film o serie TV. Per quanto riguarda la skincare, sto veramente adorando questo siero di Bioearth, Hyaluronic Serum, che ho acquistato in una bioprofumeria della mia città, da Nani & Bio, di Castelfranco Emilia. L'ho preso un po' così, diciamo, a caso, ad occhi chiusi, perché come sieri appunto aveva quelli di Bioficina che già conoscevo e questo. Poi mi sono trovata veramente benissimo e ne ho sentito parlare davvero bene anche da Elena del gruppo e canale YouTube e blog Vanity Space, come uno dei suoi prodotti must have e preferiti del 2016. Effettivamente è un siero che mi sta aiutando tantissimo a tenere a bada sia le imperfezioni che a dare quel tocco in più di idratazione. È perfetto se avete la pelle mista o misto grassa quando ci sarà caldo, perché potrebbe tranquillamente sostituire la vostra crema idratante, perché è proprio un gel molto sottile che si asciuga in fretta. Io adesso lo sto utilizzando proprio come siero la mattina prima della crema idratante e mi sto trovando benissimo. Per quanto riguarda il make-up invece, vi volevo segnalare questa crema colorata Protezione 30 di Algamaris. Sono andata da Aromatizzata, un'altra bioprofumeria della mia città, di Carpi in particolare, e Sara me le ha fatte provare praticamente tutte le creme solari, ma io ero andata abbastanza colpo sicuro su questa. Volevo un prodotto che sostituisse la mia BB Cream Puro Bio che sta per terminare. Volevo provare qualcosa di nuovo, che fosse coprente allo stesso modo, quindi non troppo, però comunque uniformante, e perché no, con protezione solare. Questa, come consistenza e coprenza, è molto simile alla BB Cream di Puro Bio, quindi mi sta piacendo tanto. Io l'ho preso nella tonalità Claire, io nella BB Cream Puro Bio la 02, come tonalità siamo lì, anche perché questa comunque sembra una crema colorata, cioè se è andata a sfumare, secondo me sta bene a più tonalità di pelle, e in più appunto ha la protezione solare. Ha un tocco secco, quindi anche se avete la pelle mista come la mia, non va ad ingrassarla, e mi sto trovando veramente benissimo, tanto che sto pensando di acquistare anche i solari per quest'estate. Poi, per quanto riguarda l'abbigliamento, io ultimamente sono molto easy e comoda, quindi vi propongo dei pantaloni da tuta, però un pochettino più carini. Io ho questi due che sono fatti in questo modo: uno è questo, appunto sul grigio, un po' melangiato, con l'elastico in vita, le taschine fatte in questo modo, e l'altro è similare, ma non identico, fatto in questo modo, quindi elastico. E le tasche, che sono in realtà chiuse, fatte in questo modo bordeaux. Io le uso a stare in casa, però sono carine anche per dire, per andare a fare la spesa, per andare a fare una passeggiata. Sono molto comodi, sono veramente versatili, e adesso che va questa moda sporty, sono perfette. Per quanto riguarda la canzone, allora, posso dirvi che mi sta piacendo molto, un po' stile Ed Sheeran, Shape of You, la nuova canzone dei Maroon 5, Cold. E cambiando completamente stile e riallacciandomi invece all'ultima categoria, quindi a quella dei film, io vi cito film e canzone della Bella e la Bestia. Sono andata al cinema a vederlo con un po' di ritardo, però mi è piaciuta veramente tantissimo. A molte mie amiche e anche mia sorella non ha fatto impazzire, perché è veramente similare al cartone, nel senso che c'è tantissima parte cantata e la storia è quella, quindi non è un po' come nel film di Cenerentola, che in realtà c'era una storia leggermente diversa e di canzone praticamente non ce n'erano. Però diciamo che io la Bella e la Bestia non è un cartone che diciamo è dentro al mio cuore in profondità, quindi non lo ricordavo benissimo, e rispolverarlo così con un film mi è piaciuto davvero tanto. E poi sì, gli attori sono stati tutti molto molto bravi. Non so come si chiama quello che era, diciamo, la spalla di Gaston, che è diciamo, un attore famoso nei film comici, che è stato veramente molto molto divertente anche in questo film. Se volete un'oretta e mezza spensierata dove tornare bambini, così io anche La Bella e la Bestia ve la straconsiglio. E la canzone è cantata, quella originale inglese,
da John Legend e Ariana Grande, e lei ha un vestito gigantesco, un po' da appunto Belle nel film, e lui appunto suona il piano. Quindi andate su YouTube a sbirciare il video perché è molto molto carino, e poi appunto risentire la canzone cantata da lei e da lui è veramente molto speciale. Bene, anche per questo video è tutto, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo. Ciao!